Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono AskyRabbit e per tipo la decima volta sto provando a registrare un gioco. Non so perché, probabilmente sarà OBS, però giochi che normalmente mi vanno a 60 fps mi girano a 15 con la registrazione attiva, quindi sarà OBS quasi sicuramente. Volevo farvi vedere The Darkness 2, però a quanto pare crasha direttamente, cioè un filmato che va a 60 fps e tutto il resto, e crasha tipo all'ultimo, io non lo so. Ho provato anche a skippare il filmato, crasha tale e quale. Quindi sono costretto un pochino contro voglia, perché non ne avevo voglia io di giocarlo, e un pochino perché può annoiare, a portarvi The Binding of Isaac per la seconda volta di fila. Questo perché? Perché domattina parto... No, oggi che giorno è? Mercoledì, venerdì mattina parto, quindi fare un 20 cose che non sai è un pochino stressante, visto che sono pieno di cose da fare e non ho il tempo per editarlo. Cioè, magari posso registrarlo, però non avrei il tempo per editarlo, mettermi a cercare le immagini e tutto il resto. Quindi a questo punto vi chiedo di fare uno sforzo. Non so mercoledì prossimo cosa uscirà, se Isaac ho un due video nella settimana riguardanti gli anime per, diciamo, compensare un pochino la lacuna di questa settimana. Però, boh, per adesso atteniamoci a quello che abbiamo fatto l'altra volta, ossia a quello che abbiamo detto l'altra volta, ossia fare una grid con Azazel. Ragazzi, la grid funziona in una maniera un tantino differente dalla hard che gioco abitualmente. Questo perché? Perché si hanno queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanze a disposizione, dove qui si affrontano una serie di 10 nemici, o meglio, 8 nemici comuni, 2 boss e poi, se si vuole, il boss tipo finale, quindi 2 mini boss e poi il boss finale. C'è questa stanza del tesoro argentata, sempre aperta per poterci permettere di prendere appunto un power up, ecco. E poi c'è la classica stanza del tesoro. Qui c'è uno shop, come potete vedere, shop normalissimo. E appunto lì c'è la stanza... Questa stanza qui, che se ci si va appunto si può ottenere un qualsiasi cosa di randomico, però si perde vita. E una volta che si è fatto tutto si può accedere a questa stanza qui, che è appunto la stanza che ci permette di skippare al piano successivo. Tutto questo per arrivare ad affrontare Grid, che sarebbe tipo il boss finale appunto di tutti i livelli. Quindi, fatto ciò, io vi dico yeah, andiamo. Ah, tra l'altro, se io non riesco a uccidere i nemici entro il limite di tempo, questi si sovraccaricano, cioè io ho un botto di altri nemici da sconfiggere dopo, tipo come in questo caso. Ecco, adesso mi è andato un tantino meglio, però in genere non va così fortunatamente. Oddio, adesso che ci penso avrei potuto portare una serie Pokémon. Fatemi sapere se volete la serie Pokémon, che magari la facciamo tipo... Boh. Cos'è questa cosa? Ok, fine. Adesso passiamo al secondo mini boss, che è... Ok. No, sono stupido. Ok, qui c'è tipo il boss finale della stanza, se lo vogliamo fare, ma io non mi sento ancora pronto perché voglio fare questa cosa. Ok. Ah sì, giustamente, il patto del diavolo si sblocca sempre. Mi pare in alternanza col patto dell'angelo. Quindi, boh, prendiamo la zampa di Gappi, magari riesco a... a diventare Gappi. E questa qua la visiterei molto volentieri, ma non c'ho voglia, quindi ciao. Grazie a Dio abbiamo finito. Dove stanno le altre monete? Ah, ce n'è una. Ok, una soul protection, please. Magari non questa, prendiamo due chiavi. Aries, running speed, ok. Ti prego, dammi una soul protection. Ma vaffanculo. Andiamo qui. Oh, ok, comodo. Ehi. Ehi, ne ho bisogno. Scusami. Affanculo. Oddio, si vede che sono un pochino ammosciato oggi per via delle... Oh, che cosa comoda.
per via delle cose fatte male da parte del mio PC. Posso tranquillamente ricircuitare la run, sono capitato in una di quelle giornate, no? No, ehi. Ciao. Niente, sono morto. Ok, riproviamo, magari stavolta sarò un pochino più fortunato. Sì, ok, partiamo benissimo. Ok, andiamo a comprarci la chiave. Summon bombs, ok. È sorprendente la mia capacità di non riuscire a colpire le persone. Ragazzi, è tornata? È tornata? Io sono a metà tra il contento e il qualsiasi cosa mi possa far incazzare perché sto per fare una stronzata. Ehi, ciao! Ti darò un nome, ti chiamerò Genoveffo. Ciao Genoveffo. Genoveffo, uccidi! Genoveffo non sa uccidere, perfetto. Vai Geno... scusatemi. Cosa sto vedendo io? Cioè, il gioco si muove e sono loro che non si muovono. No, me la sono vista nera, dubito che farò un patto col diavolo, ma va bene. E invece... Ebbene, altro posto più facili... Oddio, stavo dicendo... Un altro posto più facili i boss che i nemici normali. Che sono sti cosi? Scusami, saresti un tantino sulla mia hitbox. Ma cos'è? Bene, sayonara. Sì, sayonara il cazzo, a quanto pare. Vai, Genoveffo. Ma Genoveffo, non buggarti così! Niente, ho perso praticamente una run in 30 secondi. Vabbè, questo torna molto molto utile. Il problema è che mi richiede 76. Sentite, potreste farmi il gentilissimo piacere di morire. No, non di uccidere me, di morire. Genoveffo, fai il tuo lavoro. Andiamo. No, è la fine per me. Beh, sì, perché tu mi mancavi, no, Krampus? No, senti, bello. Ah. Oh, che bello, per una volta niente nemici. Ok, siamo nello shop, siamo senza speranza, tra l'altro. No, 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 non riesco a... Ho capito, ciao. Ancora sono vivi? Addio. E niente ragazzi, Don Askerabit molto annoiato. Io vi auguro un buon proseguimento. E niente, questa giornata è stata proprio tremenda. Non me ne partiva uno di gioco per registrare. Spero che presto riuscirò a migliorare la qualità del PC e portare qualcosa di meglio. E niente. Da Scribit. Buon proseguimento. Bye.